buongiorno. Che settimana è stata dopo la partita con Lecce e come arriva il Forza a questa partita difficile con Ancora più concentrato, la settimana è stata come altre, non c'è stato bisogno di riprendere nessuno a atteggiamenti superficiali o festosi, siamo veramente concentrati, la squadra è determinata a proseguire questo percorso, quindi sapevo che comunque a livello di mentalità e di capacità di gestire i momenti, saremmo stati bravi a dare continuità a quello che era il lavoro e questa settimana è andata sul trend solito, canonico. Quindi sappiamo che andiamo ad affrontare una squadra importante e che è forte, però siamo determinati a continuare il lavoro che abbiamo fatto fin qui. Da calciatore è abituato a gestire questi momenti, pressioni, perché comunque primo posto, come si gestisce questo vantaggio, come si gestisce questo primato e soprattutto in virtù perché sei nella parte forse più cruciale, possiamo dire così, della stagione, perché l'obiettivo sta arrivando, perché le partite stanno diminuendo. Beh, allora, che siamo nella parte cruciale l'avevo già anticipato un po' di settimane fa, quindi questo fa parte del percorso di questo periodo. Come si gestisce? Non guardiamo la classifica e quindi ho sempre detto che noi dobbiamo guardare a quello che abbiamo fatto, la strada che abbiamo intrapreso per arrivare fin qui e quindi a maggior ragione non la guardiamo, consapevoli che quello che è stato fatto, quindi mi riferisco al sacrificio, al sudore, alla caparbietà, alla determinazione che questa squadra ha messo in campo per poter arrivare fin qua. È importante anche, secondo lei, dare un segnale a chi rincorre in questo momento, un segnale di continuità, un segnale di forza, un segnale di partita chiusa, no? Nel testa a testa. Ma io partita chiusa sinceramente finché ci sarà la possibilità di pensare questo non ci penso neanche, anzi al contrario, la partita è apertissima, non è quasi chiusa, per me è apertissima e i giocatori questo lo sanno e quindi sappiamo che da un momento all'altro tutto quello che abbiamo conquistato può scapparci di mano. In questo momento noi, a maggior ragione in questo momento, siamo protagonisti del nostro destino e quindi dobbiamo andare avanti così, con la massima concentrazione, con la massima consapevolezza, mi ripeto sempre, del percorso che abbiamo fatto fin qui. Come arriva a livello di uomini, la foggia di presenze, di commozioni? Angelo e Imperevo sono gli unici fuori o recupera qualcuno? No, Imperator l'ho convocato, è chiaro che non sta al 100% e gli altri dovrebbero esserci tutti, tranne S'aspetta una partita come a Catania? Angelo. È una partita difficilissima, per come la stanno preparando, per come stanno cercando di fare quadrato per poter affrontare la squadra prima in questo momento nel miglior modo possibile. E noi sappiamo che potremo trovare un ambiente che può essere ostile, ma dobbiamo essere bravi noi a portare negli episodi e nelle situazioni gli eventi della partita a nostro favore, perché probabilmente all'inizio della partita i tifosi faranno e parteciperanno in maniera positiva, ma non credo che questo potrà durare nel tempo se saremo più bravi noi a determinare alcuni episodi. Sulla formazione che è chiaro. Non lo so, c'ho ancora un giorno e mezzo, 2 giorni per pensarci.
Un'ultima cosa che la chiedo non riguarda il Foggia, ma riguarda quello che è successo a Taranto negli scorsi giorni. La scorsa settimana lei aveva preso una posizione forte rispetto a questa problematica. Si è ripetuta anche questa settimana, anche nella partita, come si gioca, qual è la sua opinione? La mia opinione è che è assurdo, però finché non ci saranno pene certe andremo sempre avanti così. Io credo che nel momento in cui uno sbaglia o va a menare una persona, nel momento in cui lo si mette dentro, questo non credo che possa accadere più. Dico una banalità, ma questo non è soltanto nel calcio, però se qualcuno si comporta non in maniera antisportiva, ma in maniera proprio penale, in un certo modo, deve andare dentro. Mister, come è cominciata la settimana e come sta andando? Ci diceva Mazzio ieri, non, la classifica non la stiamo guardando, non abbiamo parlato per nulla da martedì in poi della vittoria nel derby del 3-0 a Lecce. Dicevo prima ai tuoi colleghi, la settimana è la stessa settimana delle altre, quindi la stessa preparazione, la stessa concentrazione, la stessa determinazione. Ho detto pure che non ci sono stati atteggiamenti superficiali e festosi, e questo è sinonimo di una grandissima maturità. E quindi proseguiamo nel percorso di preparazione a questa partita, che è una partita importante, determinante, come le sono state le altre. A maggior ragione adesso, dopo una vittoria così importante contro Lecce, bisogna dare continuità, perché 4 punti secondo me sono molto molto pochi. Catania è una delle poche squadre che fino a questo momento, in questa stagione, è riuscita ad evitare di andare via sconfitta dallo Zaccheria. Fu 0-0 all'andata, forse una delle squadre che si difese meglio allo Zaccheria, che lasciò meno spazi e varchi al Foggia. Che squadra è questo Catania, che insomma, è un ottimo portiere per la categoria e la seconda difesa meno battuta? La partita d'andata meritavamo di portarla a casa per occasioni, per gioco, e per quello che riguarda la forza del Catania è lì. La seconda difesa del campionato sta a dimostrare che hanno un ottimo impianto di gioco. Il fatto che abbiano cambiato 3 allenatori nelle ultime 4 partite può dare delle difficoltà, ma allo stesso modo, guardando le partite, c'è sempre una certa identità, una certa fisionomia. Hanno cambiato nelle ultime 2 partite con l'ultimo allenatore 2 sistemi di gioco, quindi sicuramente sarà anche da vedere come poterla affrontare in maniera tattica. Però è una squadra importante, è una squadra che in casa, a parte l'ultima partita, ha fatto molto bene. È una squadra fisica, forte, ha giocatori di esperienza, giocatori che hanno fatto categorie ben diverse da questa, e poi oltretutto ha, non lo so, è il blasone della maglia, c'è qualcosa in più, e se non avessero avuto quei punti di penalizzazione, secondo me a livello psicologico avrebbero affrontato la stagione in maniera sicuramente diversa. E quindi partire con, mi pare, meno 7, ammazzerebbe chiunque. E quindi nei momenti clou devi sempre rincorrere, e non è facile, non è facile, anche se ti chiami Catania. Quindi una trasferta che presenta qualche insidia in più per tutti questi motivi che hai elencato rispetto alle ultime affrontate dal Foggia, oppure non granché? Non lo so, non lo so, è una partita che ha delle insidie, come succede spesso in questo campionato, dipende sempre in quale periodo vai ad affrontare una squadra. Leggevo, vedo quello che stanno cercando di ricreare, stanno cercando di creare serenità, stanno cercando di creare compattezza per affrontare al meglio una partita contro di noi. Ha dubbi particolari, diceva prima,
penso al centrocampo, all'attacco, sono due reparti in cui qualche scelta è cambiata, ci è stato qualche avvicendamento nelle ultime partite, oppure no? Che indicazioni un po' ha dato la settimana? Le stesse, però vediamo, sicuramente sono sereno da questo punto di vista, perché comunque le alternative sono validissime. Parlo dell'aspetto atletico, psicofisico, e quindi sinceramente c'è la possibilità di poter cambiare qualsiasi cosa. Sono valutazioni che lei fa ovviamente a 360 gradi, cioè penso anche al tipo di partita, caratteristiche avversarie, il campo di gioco, influisce tutto poi nella... Sì, può influire tutto o niente, perché comunque non voglio svegliarmi la mattina e inventarmi l'acqua calda. È chiaro che bisogna dare una certa continuità. La nostra forza, la forza di questo gruppo è quella di poter eventualmente cambiare qualcosa, ma mantenendo inalterato quello che è l'identità della squadra, e questo è un aspetto fondamentale in questo momento. Mister, buongiorno. Le condizioni, si parlava prima, no, dell'attacco del centrocampo, dove magari ha più scelte anche da fare in questo momento, visto e considerato anche l'assenza di Angelo in difesa. È quella di Ferreiro, che ci ha detto che è convocato ma non è comunque al 100% delle sue condizioni di disponibilità. Le condizioni in attacco di Sarno in questo momento, perché nelle ultime due partite non è stato titolare, forse l'ha anche gestito dal punto di vista fisico per qualche problemino, oppure sono state esclusivamente scelte tecniche? Allora, Sarno appena è rientrato dall'infortunio aveva una freschezza sicuramente da tener conto. Infatti ha fatto la partita con Matera in maniera stupenda, poi ha avuto una flessione che poteva essere fisiologico. In questo momento fisicamente sta bene, perché non ha più i postumi o le situazioni condizionanti dalla pubalgia. Atleticamente sta pagando un po', perché secondo me se fosse al 100% fisicamente giocherebbe sempre. L'ho ripetuto altre volte, Sarno ha il calcio in testa e nei piedi e ha una capacità da tempi di gioco che nessuno ha. E in questo momento Chiricò sta molto meglio fisicamente, si è allenato benissimo, però non c'è soltanto l'alternativa a destra, perché potrebbe giocare anche Mazza a destra, e sta crescendo anche Mazza, quindi non soltanto Chiricò. Ma Mazza è un giocatore da tenere in considerazione, perché sta crescendo tantissimo. Dopo l'infortunio ha pagato un po' a livello fisico, ha pagato probabilmente anche il fatto che Di Piazza teoricamente gli abbia rubato il posto, ma si sta rimboccando le maniche, sta dimostrando che può giocare dall'inizio, da subito. Ecco, al di là dell'attacco c'è anche il centrocampo che, insomma, positivamente da qualche grattacapo, diciamo così, perché ci sono davvero tanti calciatori in grado di poter giocarsi una chance da titolari. Si parlava giustamente prima di fare delle scelte anche in base alle caratteristiche. Probabilmente in trasferta aveva una formazione, non dico più abbottonata, ma più di corsa. È stata una scelta magari quella di Monopoli, e se sì, è una scelta anche riproponibile, sempre in ottica, diciamo così, trasferta. Io non guardo il trasferto a casa, non è mai cambiata la nostra strategia o il nostro modo di andare in campo. Non una strategia, caratteristica degli uomini parlavano. No, caratteristiche degli uomini sicuramente, però a Monopoli mancava Vacca e ho fatto giocare Agazzi da play, e praticamente cercando di preservare Deli, visto che era un po' appannato, ho fatto giocare Gerbo e Agnelli. Però avrei comunque potuto fare le stesse scelte con tutti al 100%, perché è un reparto, è una squadra che in questo momento stanno veramente bene tutti, e quindi non vedo il motivo per non cambiare. Un'ultima domanda per quanto mi riguarda: si parlava prima di un momento importante della stagione, uno dei più importanti.
Quanto conta? Sarà sicuramente tantissimo, ma per cui alla fine l'appuntamento col Catania, che probabilmente per importanza del blasone della piazza, caratteristiche, anche per un po' di storia, è forse, almeno così sulla carta, lo scoglio più difficile da superare in questo momento. 100%, come tutte le partite, come poteva contare lo scontro diretto con il Lecce, perché essendoci stata sempre una classifica corta lì davanti, tutto quello che facevi nel momento in cui lo stavi facendo avallava, consolidava tutto quello che avevi fatto prima, e quindi non puoi permetterti, stavo dicendo, 4 punti, se dovesse andare in un certo modo e a Lecce in un altro modo, saremmo a parlare e a ritornare ancora da capo come 2 o 3 settimane fa. Quindi la partita di Catania in sé raccoglie delle insidie, delle difficoltà oggettive per la partita stessa, per il blasone, per la forza della squadra che andremo ad affrontare, ma allo stesso modo è determinante per dare continuità a quello che hai fatto domenica scorsa. Mister, a proposito del centrocampo, volevo chiederle la sua chiave di lettura un po' su questa crescita notevole che ha avuto Agazzi, che è uno degli ex di questa partita, che da gennaio si è ritagliato un posto da titolare nel centrocampo, cambiando un po' le gerarchie che c'erano all'inizio stagione. Cioè, se non sbaglio, lei almeno all'inizio lo vedeva soprattutto come play, alternativa al palio, invece ha dimostrato da mezz'ala di poterci stare. No, io ho un'idea diversa. Agazzi è secondo me, sì, è vero che poteva giocare da play, però ha avuto qualche infortunio che lo ha penalizzato nel girone di andata. Tanto è vero che poi ha iniziato a giocare con continuità e ha avuto, adesso non ricordo se era un problema al ginocchio, sì. È stato fuori. Però prima che avesse il problema al ginocchio giocava. C'è stato un momento dove Vaca aveva un po' di difficoltà a giocare play e l'ho spostato mezz'ala, perché aveva poca capacità di tenere la posizione. Però ragazzi, l'ho sempre tenuto in considerazione. E tornando al discorso delle gerarchie, mi ripeto, ma è vero che delle volte gioca spesso una certa formazione, ma non ci sono gerarchie. Ci sono gerarchie del momento. In questo momento probabilmente le scelte sono improntate su alcuni uomini, ma sono pronto e i ragazzi lo sanno che da una domenica all'altra tutto può cambiare. Qua ci sono le gerarchie per 25 giocatori forse, adesso non voglio essere ipocrita, però sicuramente non ho la possibilità di scegliere di partita in partita, ed è stata secondo me la forza di questo gruppo, la mia forza, quella di poter avere l'opportunità di poter scegliere i giocatori più in forma del momento. Ecco, forse se vogliamo girare un po' il discorso, invece di gerarchie, gli uomini più in forma. Volevo chiedere, il 3-0 su Lecce ha dato il via anche a prime voci di mercato un po' che la riguardano, si è letto di un evento. Fammi un'altra domanda. Che ne pensi, perché in queste settimane potrebbero poi diventare sempre più insistenti? Non credo che possa rispondere a una domanda del genere, non credo. Peccato che è uscita la notizia adesso, poteva essere un pochino prima, per il lavoro che sto facendo. Mister, sono meglio rimasto. Dopo 2 partite in campi disastrati, come per dire che il Genoa è nuovo, giochiamo a Massimino in un campo che dal punto di vista pratico, sostanziale, è molto simile allo Zaccheria. Questo facilita anche l'organizzazione della partita che lei intende fare per affrontare le treni? Purtroppo no, perché
perché lo stadio in sé sicuramente, ma il campo non, dall'immagine non sembra bellissimo. C'è stato un periodo dove hanno giocato sul campo pesante e questo ha portato fin qui a, a, non mi sembra un manto regolare a posto. Questo è probabilmente anche una difficoltà in più, se vogliamo. Adesso vediamo, sono 3 settimane che non giocano in casa, vediamo che cosa succederà. Per quanto riguarda queste ultime 8 partite, dopo tutto quello che ha fatto nelle settimane precedenti per motivare i suoi calciatori, per renderli consapevoli dei loro mezzi, in questa fase si tratta più di far sì che sappiano fare ognuno quello che gli viene chiesto e che si predispongono loro stessi a fare per aiutarsi l'un con l'altro, cosa che sta avvenendo sempre in maniera più forte minuto per minuto durante tutte le partite. Ma io penso che possiamo crescere tantissimo ancora e questo lo dico perché vedo le potenzialità dei giocatori. Sicuramente siamo arrivati a un livello psicofisico importante e per quanto riguarda le motivazioni non c'è bisogno di motivare, non c'è bisogno di motivare questi ragazzi perché stavo dicendo per come si sta svolgendo questa settimana non c'è stato bisogno di fare un discorso né motivazionale né di placare gli entusiasmi perché sono consapevoli di quello che si sta vivendo e di quello che si sta facendo. Hanno una maturità, l'ho sempre detto, che dentro lo spogliatoio questi ragazzi hanno dei valori veramente importanti che vanno oltre a quello che è il giocato e quindi non si arriva fin qui con questa continuità di prestazioni, non di risultati e in esponenziale crescita se non hai dei valori, se non hai una maturità e questo è una fortuna per me. Quale potrebbe essere secondo lei l'insidia alla quale i suoi calciatori devono stare più attenti in queste ultime 8 giornate? Beh, il contrario di quello che ho detto, nel senso che se ci fosse la consapevolezza di aver già vinto, se ci fosse la superficialità di dare per scontato alcuni aspetti, ci faremmo veramente del male da soli. Ma questo sicuramente non avverrà, ma non perché ci sono io, perché già loro lo sanno che cosa si è fatto fin qui per poter arrivare a essere primi in classifica a 4 punti dalla seconda e questo è sinonimo di consapevolezza del percorso che si è fatto. Viaggiate in pullman e sì. Come diciamo, arrivate alla partita da questo punto di vista? Diciamo, il viaggio lungo in pullman può essere motivo anche per continuare ad approfondire, a dialogare su quello che sono... No, io mi metto le cuffiette, non voglio ascoltare nessuno. Andiamo in pullman, ci siamo andati sempre in Sicilia. Partiamo oggi, quindi spezziamo il viaggio in 2 giornate, in 2 mezze giornate. Che musica ascolta, mister? In cuffiette. Ah, meglio che non lo dico. No? Non fare brutto e finto, aspettiamo. Volevo chiedere una cosa sull'ambiente. Abbiamo molto parlato della maturità della squadra. Io ritengo che una cosa che a me ha colpito anche rispetto agli altri anni, in particolar modo l'anno scorso della vittoria con il Lecce, parlo a livello mentale, non della sua squadra né di lei, è stata, come posso dire, la mancanza di caroselli, la mancanza di, cioè, un entusiasmo equilibrato. E questo è frutto, secondo lei, di una maturità acquisita anche dall'ambiente oltre che dalla sua squadra? Perché io almeno questo mi sembra di registrare, cioè mi sembra una città che sta vivendo meglio questa, cioè, forse le delusioni passate, non lo so, però una città un pochino meno nevrotica da questo punto di vista. Non lo so, questo me lo dovresti dire voi, non conosco personalmente tutti quanti per poter eventualmente dare un giudizio. Ma lei nota, perché penso che si è parlato in passato. No, a me fa piacere questo. Lo nota. A me fa piacere, assolutamente.
però di sicuro non posso negare l'entusiasmo, anzi l'entusiasmo ci dà la possibilità di avere una marcia in più. È vero che non dico che non avessero senso, però se ci fossero stati, è come fare a dire no, non festeggiate, va bene così. L'importante è che si capisca che si è vinto una partita, non si è vinto nulla, e la percezione, se vogliamo, da parte mia è questa: c'è un entusiasmo che ci trasporta, e domenica prima della partita era tangibile, addirittura quasi materiale, e alla fine della partita benissimo, si è vinto, si archivia, magari ce lo ricorderemo fra qualche anno, ce lo ricorderemo fra qualche anno, ma ci sono 8 partite, e quindi penso che in questo momento sia io che lo spogliatoio, la stessa società, e mi fa piacere che probabilmente anche la stessa città si sta concentrati su quello che è il percorso da qua alla fine. Senti, volevo chiedere anche una cosa su Simone. Questo qua già sta facendo dei numeri, mettendo in fila dei numeri straordinari. Ecco, fra questi, ma io ce ne sono tantissimi, lei ce n'è uno in particolare che vuole sottolineare per dire che siamo partiti da qui e siamo arrivati lì? Non so, penso a un certo punto del giro di andata si diceva che Foggia va bene in trasferta, per esempio, però deve migliorare il rendimento in casa. Ora Foggia credo che la squadra che abbia nettamente il miglior rendimento del girone casalingo, e in Italia dal punto di vista di Lega Pro mi pare solo Alessandria che ha fatto più punti in casa, oppure magari prima si diceva prendiamo pochi gol ma uno a partita, adesso sono circa 380 gol che non prendete gol, c'è una solidità, cioè c'è un valore, uno di questi tanti bei numeri che il suo Foggia lei vuole sottolineare in particolar modo? Non oggi non avrebbe senso oggi sottolineare i numeri, perché i numeri in questo momento sinceramente non contano nulla, contano i 65 punti oggi, ma domenica prossima non contano più i 65.